Come speaker alla RAI. Chi? Il finanziere Benesti? A cura di VB. Nel gruppo di studio, oltre a Daniela, Marcello, Alessandra e Mario, c'era anche Angelo, che per molti anni aveva lavorato come speaker alla RAI. Era andato in pensione e adesso lavorava anche lui nel doppiaggio. Per ore, portato dalla volontà di recitare, con un dispendio straordinario d'energia, Angelo adattava se stesso e la sua voce ai personaggi che scorrevano muti nella moviola. Il doppiaggio era molto faticoso. Il buio permanente, l'isolamento per l'insonorizzazione, i microfoni, che spesso Angelo avrebbe ingoiato per la tensione. Al termine del suo turno, anche dopo la doccia, Angelo aveva bisogno di più di un'ora per recuperare. In ogni modo, sono sempre io che ho voluto questo lavoro. Nessuno mi ha obbligato a farlo, rispondeva la madre che gli suggeriva di smetterla col doppiaggio. Prima di conoscere l'insegnamento delle guide, Angelo era un razionale e come tale era diventato uno scientista. Leggeva riviste scientifiche anche in inglese, lingua che peraltro gli era ostica, saggi che erano dei veri e propri imperi della mente. Frequentava l'illusione tipica della media evoluzione. Poi, lentamente, Angelo fu invaso dall'insegnamento dei maestri. Attraverso Pietro Ubaldi. La vostra scienza è pur essa una specie di disperazione metodica, fatale, senza più speranza. A essa è risolto il problema del dolore? Che uso sa fare dei mezzi potenti che le hanno dato i segreti strappati alla natura? Il sapere e la forza nelle vostre mani si trasformano sempre in mezzi di distruzione. La scienza per la scienza non vale, vale solo come mezzo di ascensione della vita. La vostra scienza ha un peccato di origine, di essere diretta solo alla conquista del benessere materiale. La vera scienza deve avere il solo scopo di rendere gli uomini migliori. Ecco la nuova strada da prendere, ed essa è la mia scienza.